In occasione del 18° Congresso Nazionale WISP, verrà portato in scena lo spettacolo teatrale Treni, Aironi e Farfalle, Uomini e Sport, monologo interpretato dall'attore Filippo Tognazzo. Una rappresentazione che vuole raccontare la forza dello sport e il suo valore sociale, attraverso due personaggi che hanno fatto la storia. Stiamo parlando di Fausto Coppi e di Dorando Pietri, figure leggendarie dello sport. Uomini e Sport racconta una serie di storie di sportivi, di campioni, che però nascondono in qualche modo un lato umano che spesso nel racconto, nella cronaca non emerge e che invece noi abbiamo deciso di valorizzare. Per questo abbiamo preso campioni che vincevano tutto come Coppi, ma anche campioni che sono passati alla storia per aver perso, come nel caso di Dorando Pietri. Ci piaceva questa idea di rappresentare tutto quello che sta dietro allo sport, che si vive magari anche all'interno delle associazioni, si vive negli allenamenti, si vive nel privato delle case, delle famiglie, della storia di ciascuno, e che poi nei giornali, in quello che rimane, non emerge. E così abbiamo deciso di creare, questo racconto umano di sportivi. Da ragazzo aveva seguito Pericle Pagliante, il corridore con il nome da eroe greco. Il nesso fra teatro e lo sport è sempre immediato, nel senso che quando si arriva poi a fare una gara, una competizione o anche una semplice amichevole, di fatto porti dietro tutto il tempo che tu hai vissuto nell'allenarti per quella gara, nel vivere quel momento. Raccontare quell'aspetto che è quello più prettamente umano è facile, immediato, soprattutto appartiene all'esperienza di chiunque di noi abbia mai fatto sport, abbia svolto attività in una squadra, in un'associazione, in un gruppo. E questo non importa, la cosa bella è che non importa se sei un dilettante o in fondo se sei un professionista. Le emozioni che tu vivi sono sempre emozioni intense che ti appartengono. La storia di Dorando Pietri è meravigliosa perché non è una storia, a mio avviso, semplicemente sportiva. È una storia di rivalsa, è la storia bella del senso dello sport che premia, in questo caso, il grande talento, la grande passione, l'abnegazione di questo corridore che rappresenta per me tutti i poveri, quelli desiderati, quelli che non ti aspetteresti mai che potessero vincere. E che invece inaspettatamente vincono. Quindi poi poco importa se viene squalificato, di fatto poi gli viene data anche una seconda coppa di riconoscimento, ma in quell'avventura di Dorando Pietri c'è, a mio avviso, il vero senso dello sport, di quello sport, della corsa, che in fondo andare a giocare con i propri limiti per vedere fino a dove puoi arrivare e dare soprattutto del tuo meglio. Correre per lasciarsi dietro la vergogna di essere nato povero e assieme alla sua ora resta indietro anche la vergogna di tutti i poveri di Londra che lo vedono passare superando il pettinato, anche lui piccolo e nero, ma che corre tutto composto e preciso che sembra un chierichetto. Dorando invece ha le gambe tutte storte e anche la sua corsa è sbilenca, ma non importa. Perché la vergogna è un carburante che brucia meglio del carbone. La storia di Dorando Pietri è quella esemplare dello sport perché davvero crea un ponte. Non importa di fatto se sei povero o se sei ricco, importa quanto ti sei impegnato, quanto ti sei allenato, quanto è grande il tuo talento, quanto è grande la tua volontà di vincere o comunque di andare contro i tuoi limiti, di cercare di superarli, di raggiungere veramente quello che è il tuo limite reale. L'aspetto della vergogna di cui parliamo per esempio nello spettacolo è l'idea di potersi lasciare dietro attraverso la corsa e tutto quello che in fondo non ti piace magari della tua vita o lì dove sei l'ultimo della società, il figlio di poveri, a un certo punto diventi un eroe, lo fai solamente grazie alle tue gambe, alla tua passione, a quello che sai fare che è correre. Il talento e il destino nella storia di Coppi è difficile dirlo, nel senso che ti trovi di fronte a un campione straordinario, uno dei più grandi della storia del ciclismo. E è difficile sapere se ha contato di più il talento, se ha contato di più il destino, se ha contato tanto, per esempio, tutto il supporto che ha avuto dalla sua squadra, da Cavanna, dagli altri gregari che poi l'hanno aiutato, dal suo duro allenamento. La cosa che più mi ha colpito di Coppi è la storia dell'uomo, rappresentativa di un momento in cui c'è un passaggio nell'Italia e al di là del campione, al di là di quello che tutti conosciamo, c'è anche un Coppi che in fondo ha diviso, no? Il fedifrago che riesce ad andare sempre in qualche modo campione, ma
che non è perfettamente allineato l'idea che abbiamo del campione bravo, vincente, pulito. Anche taciturno al giorno d'oggi sarebbe stato anche forse un cattivo comunicatore, magari qualcuno che non avrebbe comunicato tanto sui social. Ma detto questo, un uomo in qualche modo straordinario. Allora ci ha affascinato questo aspetto qui. Due donne per un uomo solo. Decisamente questo Coppi era uno che non sapeva stare alla regola. È difficile definire che cos'è un campione se non sei tu stesso probabilmente un campione, se non vivi quel misto di emozione, di sensazioni che appartiene solamente a chi raggiunge grandi risultati. Quello che posso immaginare io vedendo, raccontando queste storie, è che senz'altro ci colpisce nel campione l'imprevedibilità. Il riuscire a fare qualcosa che nessuno aveva immaginato magari fino a quel momento, il guizzo inaspettato, la performance straordinaria che supera il limite tracciato fino a quel momento. E questo chiaramente ci affascina, quindi ecco, probabilmente questa discontinuità, questa genialità dell'atleta è quello che in fondo ci fa anche appassionare alla vita dei grandi campioni. A lei quel Coppi non troppo diverso, troppo per conto suo. Anche nella malattia. 84 battiti al minuto. Beh, praticamente è normale, si direbbe invece no. Perché quel Coppi lì le dicono di battiti dovrebbe averne 42, 44, top 48, ma non 84, che è come dire di un altro che è tachicardico. Io credo che lo sport sia la vera grande pubblica rappresentazione che ci è rimasta, più ancora del cinema, più ancora del teatro. Lo sport è il momento nel quale la società si confronta e riesce in qualche modo anche a conciliare i contrasti. C'è una sana competizione, competizione nel senso proprio di competere, dell'andare avanti in qualche modo assieme. Da questo punto di vista, l'attività della WISP e delle sue associazioni rende merito proprio a questa visione dello sport, un momento nel quale ci si ritrova tutti insieme, ci si prepara, si cerca chiaramente di vincere, di dare il meglio, si trovano anche dei punti di vista diversi, ma in qualche modo si cerca di conciliarli, di stare assieme, di condividere una grande passione pure nelle diversità, pure nella volontà di primeggiare l'uno sull'altro, tenendo lontana chiaramente la violenza e riuscendo all'interno della società a conciliare le sue diverse parti.